Buongiorno, mi sono appena svegliato. Oggi è 30 aprile e sono le 10:07. Ma andiamo con l'ordine. Gentemente invendibili e all'apparenza immangiabili, animali vivi e morti per due soldi ad un mercato dell'est che mio padre non comprò, ma i quali effetti anche lui ne subisce le conseguenze. Eppure io, qui in Giappone, con risultato la chiusura del ristorante dove lavoro per almeno 2 mesi. Ma torniamo al presente. Mi sa che devo svegliare non dopo le 9, perciò mi tocca la punizione, però prima devo andare in bagno. Andiamo. Così all'inizio della mia personale sfida che ho chiamato Almeno una cosa, se la inizi, portala a termine. Io sono Peppe e per questi 2 mesi vi porterò qua da me, a casa mia. Siete tutti invitati. Basta che mi dite quanti siete, perché c'è da organizzarci con le sedie e con i letti. Questi video giornalieri si baseranno su questo schema e non solo. A seconda di quello che mi succederà attorno, potete decidere di raccontarlo, o magari no. Così evitiamo questa ciclicità che magari potrebbe anche annoiare. La giornata di oggi si è basata principalmente sulla preparazione tecnica. Ho scritto uno script che sto leggendo in questo momento, facendo un sacco di errori. Ho fatto delle prove con le riprese. Ho pensato a come poter rendere simpatiche le scene, ovviamente attraverso un montaggio che permetta al video di essere scorrevole e piacevole. Ho anche fatto un timelapse per la prima volta in tutta la mia vita e devo ammettere che vedere il passato riassunto in pochi secondi di video dà una certa soddisfazione. Ovviamente non come la pasta al pomodoro e melanzane, era molto piacevole. That is fucking disgusting. Adesso capisco perché questo genere di canale ha fatto successo, perché ovviamente a tutti interessa dove va a finire l'acqua in un bicchiere senza essere toccate per intere settimane. No, le ultime ore della giornata le ho passate a montare il video mentre venivo disturbato da Yuri e sua madre che guardavano alla televisione una rappresentazione cinematografica del celebre manga Bakuman. Non la conoscete nemmeno io. Lo cerco da su, però già è tutto, ci si becca domani.